Bentornati sul canale di Access00, bentornati a un nuovo episodio di Super Mario Galaxy. Prima di tutto, prima di continuare, io sto registrando di fila lo scorso episodio, quindi se non ho ancora letto i vostri commenti è per quello. Volevo capire qui che succedeva, cioè più che altro, questo teletrasporto, dove diamine... Ah, ci riporta indietro! Ok, perfetto, basta saperlo, lo volevo attivare per scoprirlo, perché qui ci sono mille teletrasporti e non si capisce mai dove ti mandano. Quindi era giusto iniziare un po' a scoprirlo per vedere che cosa succedeva. Allora... In teoria non dovremmo andare da qui verso l'isoletta, poi nell'isoletta ci siamo già entrati, quindi inutile tornarci al momento, anche se ci avrebbe sbloccato il... lo sfavillotto ghiotto, anzi. Quindi, quante astroschegge vuole lui esattamente? 1200, e noi ne abbiamo 1200, perciò io direi di dargliela al momento. Ma anche sì? Magari intanto la sblocchiamo, poi la facciamo in un altro episodio, non lo so, volevo fare delle galassie normali più che altro in questo. Quindi ci siamo, sono sazio. Bene, trasformazione, vediamo un po' se sblocca un altro pianetino, che cosa fa, magari sblocca quella parte nuova che vedevamo nella mappa, non lo so, galassia osso duro, oddio mio. Ma anche no? No, vabbè, la devo fare ragazzi, la devo fare, non mi interessa, la devo fare, è più forte di me, una galassia che si chiama così la devo fare perché dà l'idea di essere difficilissimo. È tragitto fantasmagorico, tragitto fantasmagorico. Bene, bene, bene. Sempre meglio. Guardate che figata però. Ma entriamo direttamente dentro il tubo. No! Ibu con il caschetto sembra quasi da football americano. Bellissimo. Ok. Ah no, è un pianetino. Ok, è proprio fatto a pianetino. Pensavo andassimo direttamente dentro il tubo. Ci poteva fare entrare direttamente nel tubo, già che c'era ormai. Però ha deciso di no, a quanto pare. Comunque, questa... Non volevo uscire, caro Mario. Volevo semplicemente cercare di rollare davanti a quella parete ghiacciata. Perché... No, ok, no, non scende. Ho detto, magari... Scende, aspetta, che è? Io ho solo spettri per amici. Ecco. Mi dispiace per te, non so per cosa altro dirti. Ok, proviamo a rollare. Esatto, così almeno passiamo a parete. Poi premendo ripetutamente A possiamo salire. Allora vuoi anche tu quella cosa? Te la devi meritare facendo una gara con me. E vabbè, partenza. Non ho ben capito come andrà a finire, ma ci proviamo. Allora via. Ma per andare dove, dannazione? Non lo so, non ne ho idea. Tra l'altro non so neanche come si aumenta la velocità del nostro Boo. Non credo che abbia una velocità... Tipo una marcia in più, una velocità supplementare. Credo proprio che andremo in questo modo. Ok, sto cercando di prendere più... No, 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 Mario! Vai così! Dai, no! Volevo prendere la one-up e non me la pre... No! Vai, perfetto! Ok, qui ci dovrebbe dare un minimo di velocità. Siamo ritornati in vantaggio, non si sa come. Aspetta. Ah, no. Scendi, dannazione! Scendi giù, Mario! Maledizione! Ah, ho perso tempo! Bellissimo questa sfida, ci stiamo per rimanere. Ok, credo che abbiamo definitivamente perso. Ma forse anche no! Magari riprendiamo un po' di velocità. Attenzione. È una sfida all'ultimo, proprio all'ultimo secondo, all'ultimo decimo direi questa. Mamma mia quante schegge che ci sono qui. Dove devo andare? Superato sullo sprint alla fine. Non ho neanche capito come, ma grandi. Tra l'altro 53,70, wow. Te l'avevo promesso, quindi tieni questa. Ok, questa galassia la adoro. A tutti gli effetti, la sto adorando. Semplicemente questo. Che figata di livello è questo? Ah, figata assurda. C'è qualcos'altro qui magari? Ho detto, andiamo un po' a vedere. Sembra di no, noi intanto ci prendiamo la superstella. Bellissima. Veramente, non ho altre parole per definirla questa. Questa è stata una figata assurda. Sono contentissimo di averla fatta adesso. Mamma mia che bellezza. Tragitto fantasmagorico, galassia, osso duro. Presa la superstella, galassia completata, record di monete, ok, ottenute astroschegge, siamo ritornati a più di 2000, così almeno nel caso si sblocchi qualche altra roba ci siamo. Invece no, guardate, c'è ancora qui questa nuova. Pensavo avessimo fatto questa, e invece anche no. Ha. Ok, sono ritornato qui alla casetta, quindi adesso... No! Vediamo di non volare di sotto principalmente, che sarebbe già un qualcosa di importante. Dopodiché saliamo qui... Che devo farci? C'è qualcos'altro qui intorno? Ah, qui nei dintorni. Sì, c'è una specie di scorciatoia tremenda verso l'astronave di Captain Toad, guardate.
Wow, bello il mondo interconnesso in questo modo, par di essere in Dark Souls. Ok, va bene così, alla grande, perfetto. Mondo interconnesso, senti lì che termine che ho tirato fuori. Comunque, torniamo indietro, entriamo in questo osservatorio. Questo è l'attico, una stanza segreta. Quindi praticamente dovrebbe esserci dei livelli segreti qui, fatemi capire. Dici? Sì, sì, ecco una mappa. Qui che mi fa fare esattamente? Scoperta nuova galassia, niente di più però. Cioè, qui mi dà una specie di mappa con lista. Lista in che senso? Mi fa vedere ciò che ho preso e quant'altro. Tra l'altro le stelle quelle rosse, super stelle rosse. Va bene, ok. Ci dà un'idea generica di quello che abbiamo fatto e tutto quanto. Ora, qui che cosa c'è esattamente? Scoperta una nuova galassia. Va bene. Proviamo a sbloccare questa, vediamo un po' che cosa viene fuori, perché è durata veramente poco il primo livello. Galassia grotta sotterranea. Mi dà l'idea di tragedia. Tra l'altro, boh, anche qui? Wow. Non lo so, dipenderà come saranno lunghi questi livelli, altrimenti forse ne faremo anche uno solo. Nave spettrale magica, bello però. Belli questi. Mi sanno di zona supplementare, come ha detto anche... Era uno sfavillotto quello che ce l'ha detto, mica me lo ricordo. È una zona segreta questa, è l'attico. Quindi saranno livelli forse un po' più complessi del previsto, del normale? Non saprei, scopriamo insieme comunque. Intanto... No, dai! Mario! Yes! Ok, perfetto, la one up, l'avevo vista, ho detto la devo andare a prendere subito, istantaneamente. Captain Toad, cosa vuoi? Sono in viaggio di lavoro, per illustrazione in corso, attendere! Che attendiamo? Nulla? Ma ci posso entrare? C'è una cosa per entrare dentro? C'è una zona? No, sembra di no almeno al momento. Quindi... What? What? Maledetto! Ti recupero? Forse? Forse anche no, aspettate! Ci rivediamo appena lo prendo! Allora, fatemi fare una cosa che forse ho capito come prenderlo in maniera un po' più semplice. Se riesco a colpire questi... Esatto, astroschegge. Era quello che volevo... Togliamo di mezzo anche questo... Questa chela? Questo... Mi viene in mente granchela, non so perché. Ora, dove è andato a finire l'altro disgraziato? No, no, guarda, io avrei bisogno che tu ti palesi. Ecco, così. Ah, ma quindi non sei... Lo volevo stunnare, diciamo così, lo volevo bloccare. Qui astroschegge. A profusione un'altra volta. Non l'avevo vista prima. Bene così, ho forse trovato il modo di prendere... No, eccolo lì il guscio per lo scrigno. Grandi, grandi così. Vai Mario, perfetto. Ok, andiamoci a prendere il guscio. Così almeno lo tiriamo allo scrigno. Va in questa maniera. Mi avete detto se faccio la piruetta lo scrigno mi arriva più velocemente. In effetti era così come sempre del resto. Oh, guarda, dovresti tirarlo adesso. Sì, l'ho aperto, one up. Wow. Qui all'inizio ci sono una quantità di one up bella consistente, però. Francamente non me l'aspettavo, ne abbiamo già trovate quante? Due? Due o tre? No, tre, perché c'era quella del granchio blu, quella in cima alla casetta di Toad, di Captain Toad, dell'astronave di Captain Toad, e quella che abbiamo preso adesso. Quindi, mamma mia, tanta roba. Devo fare qualcosa. Ma ci si può arrampicare qui sopra, tipo Donkey Kong, no? Ok, ci ho provato, ragazzi, ho detto magari ci arrampichiamo tipo Donkey Kong, invece non funziona. La tira lunga e non va. Quindi togliamo di mezzo anche lui. Azione. Perché dovrei aver bisogno di un potenziamento del fuoco. E non so se si ottiene togliendo di mezzo tutti questi nemici. O magari andando qui nel mezzo, che l'ho visto adesso. Sul cannone salta su e sparare. Ok, proviamoci. Dove? Non lo so. Dove mi sta facendo? No, prendila, prendila. Di poco. Eccolo qui il potenziamento fuoco. Ah, mamma mia, la distruzione. Che non c'è qui. Ok, via, via di qui, via di qui. Per un motivo molto semplice, non avevo l'invulnerabilità e stare lì per più di 30 secondi era un po' un problema. Non grosso di più, quindi uno. E non è andato. Vai Mario. No, per uno. Allora, riproviamoci un attimo. Riproviamoci insieme. Perché in teoria mi dovrebbe essere ritornato il potenziamento lassù. Quindi, se io intanto, prima di tutto, col... No, mi sa che l'ho presa male anche stavolta.
Maledizione, ma guardate voi. Perché prendere l'invulnerabilità mi permetterebbe di ripulire qui questa zona. E quindi, mamma mia, di ritornare via vivi da qui, cosa non semplicissima esattamente. Che figata però questa cosa, veramente una figata assurda. Cerchiamo di correre più velocemente possibile in modo da arrivargli vicino. Ok, abbiamo aperto il tutto. Io intanto riprovo perché voglio ripulire il pianetino. Quindi vediamo un po' di mirare correttamente stavolta. Perché è lontano, non è per niente, sì. Cioè, tipo qui. Sì, vai, almeno ripuliamo il pianetino direttamente. Muoviamo in questa maniera. Allora, forza ragazzi. Sono qui. Venite pure. Mamma mia, che soddisfazione togliergli di mezzo tutti quanti in questo modo. È veramente una soddisfazione estrema. Tra l'altro, avere anche tutte queste astroschegge è ancora più bello. Mamma mia, quante ne abbiamo. Addirittura finta one up. Mamma, vieni qui, ci riprendiamo il potenziamento fuoco. Mamma, ma è bello in questa maniera. Ok, perfetto, abbiamo ripulito tutto. Non sblocca niente, ma la soddisfazione l'abbiamo avuta. Adesso io dovrei semplicemente procedere per qua. Non so cosa andremo a fare, non so se ci sarà. Kamek! Kamek! Mario, prendilo! Dannazione, non ho preso Kamek. Vabbè, lo prendo adesso. In testa l'ho preso, dannazione. Ora così. Benissimo in questa maniera. Ora, c'era altra roba qui dietro. Mi è sembrato, no. Mi era sembrato che fosse sbloccata altra roba, invece no. Quindi questi picchi sono distruttibili. E qui sopra si potrebbe anche andare, ma non adesso, invece sì. Grandi. È sempre bello scoprire queste cose. Credo di aver scorciato, semplicemente che dovessi passare prima da questa parte, per vedere un po' che c'era. Tipo, la truppa sta sorvegliando il fondo del lago. Quindi andiamo di sotto? Non lo so, proviamo a scendere? Wow. Ho come l'impressione che ci siano veramente tante zone qui. Ma proprio tante. Prima provo a passare di sotto. Magari ci sarà una stella nascosta per la parte superiore. Non lo so, lo dico a caso, però sa che andiamo verso il relitto? Anche perché, se non mi ricordo male, il titolo ci parlava di una specie di nave fantasma. Quindi mi sa che ci stiamo andando. Poi tra l'altro sentite le musiche. Mario, queste bolle prendiamole per sbaglio. Non c'è modo, Ok, perfetto. Siamo morti. Perché non riesco né a rinquadrarla, dannazione. Ok, stavo per dire né a prenderla. Invece almeno questa è andata. È già un tanto, già molto. Dove devo andare io esattamente? C'è roba qui sotto. Come funzionate voi? Esattamente, vi devo far scoppiare. Ma come? Questa è una cosa molto interessante. Qui c'è, esce qualcuno. Esce qualcuno, direi. Ah, il guscio. Il guscio. Visto adesso il guscio. Mario, Mario, girati. Perfetto. Ora, vediamo un attimo se riesco a centrarne almeno una. Di queste. Vai così. Meno abbiamo sbloccato, penso. Esatto, la stella lancio, la maxi stella lancio che era lì sotto. L'avevo vista, però non riuscivo a capire come liberarmi di quei cosi. Dove diamine si è rispunta? Che è? Scusate, non sono stato io a rompere tutto. Ma che cos'è questo? No, ho problemi intrinseci in tutto ciò. Questa è andata. Però mi è parso di vedere. Ah, non è una superstella vera e propria, è un bu. Avevo anche visto prima, però non ne ero sicuro. Intanto qui prendiamoci questa monetina. Dopodiché non vedo francamente nient'altro. Qui la telecamera impazzisce un po'. No, c'è ancora il bu. E che devo fare adesso? Rompere questo? Via tutta teorica, sembra di sì. Non lo so, ce ne andiamo. Perché questo è un bu, quindi niente. Non ce ne facciamo nulla. Scendiamo. Ho fatto una cosa a caso, ma l'ho fatta e ho capito dopo che cosa ho fatto. Ho semplicemente portato il bu alla luce e quindi il bu è scomparso. Perciò ora posso prendere la superstella. Fare le cose a caso e non capire neanche come farle è sempre la soddisfazione estrema. Ecco, Mario, dovresti... No, Mario, maledizione la telecamera! Non riesco a gestirla! Ok, ce l'ho fatta stavolta. Ah no, devo ripremere la gravità, è vero. Quindi, vai.
Non ci credo. Manca un colpo solo. Ok. No. Ma non ci credo, una cosa del genere. Perché questa è colpa della telecamera. Colpa anche mia, che sono idiota. Però principalmente anche la telecamera è un problema. Ma quindi di sopra dove andremo? Non lo so, lo scopriremo la prossima volta. Ci rivediamo direttamente lì alla fine. Tra l'altro, qui ho visto che mi ha sbloccato roba. Date un po', questa non c'era prima. Che diamine ci siamo sbloccati? Cos'è questo posto? Perché io mi sblocco posti e non so neanche dove vado? Dannazione. Perché una cosa del genere? Ma che è? È una figata, ok. Però sono medusine quelle, che carine. Saranno un po' meno carine quando mi colpiranno e mi toglieranno energia. Ma sono dettagli. Dove sto andando esattamente? Dove sto andando? No, Mario, dovresti continuare a salire, guarda, perché... Qui si sale. Che è questo posto? Ma è enorme! Ma che galassia è questa? Maledizione, io volevo andare a finire l'altra, invece guardate qui che casino di posto! Ma... Ci sono due monete. Aspettate, là c'è un'altra cassa. Poi dopo ci rifacciamo, se questa è un'altra uscita, dopo ci facciamo anche l'altra, eh. Ci vediamo poi direttamente lì alla fine del livello, perché praticamente l'avevamo finito, quello prima. Qui Astro Schegge, ma volete vedere che è una boss fight questa? Volete vedere che c'è una boss fight qui? Qui da qualche parte, perché prendere gli spicchi di energia qui mi sa tanto di boss fight. Senti, non è che ti potresti girare? No, era meglio se non ti giravi, Mario, guarda. Era meglio se non ti giravi, perché con questa telecamera ogni tanto si impazzisce davvero. Comunque, proviamo a salire qui sulla nave. Che magari c'è anche un qualcosa. Chi è? Una boss fight. Ok. Kamek. No. Non è Kamek. È un qualcosa di diverso da Kamek. Come diamine si chiama, ragazzi? Chiedo aiuto a voi. Chiedo aiuto al pubblico. Per favore, se mi dite come diamine si chiama sto coso. Più che altro, come lo colpisco? Allora, proviamo a salire un attimo. Perché magari devo colpirlo da sopra. Non riesco a capire bene la situazione. Si sposta lui? No, gliene frega proprio niente. Perciò torniamo giù magari. Perché non sta arrivando. Quindi ok, provo a scendere. Dov'è? È là, ma è dentro una barriera che io non posso superare, vedete? Quindi come lo colpisco esattamente? Con la stroscheggia? Ma anche no. Qui c'è un guscio che posso prendere, ok. Il guscio può passare attraverso. Quindi lo colpiamo col guscio. Bene a sapersi, ottimo così. Mamma mia, questa è problematica la situazione. Ah, ho provato ad andare addosso per piroettare, vedere un po' se ce la facevo. Diciamo che funziona anche se non troppo. Dove va? Guarda, mi dovresti ridare un guscio o qualcosa del genere, perché altrimenti io non so davvero come farti. Ah, da sopra forse. E quando mai lo vedrò da sopra? No, il guscio! Ha tirato un guscio! L'ha quasi preso da solo! Il guscio gli è quasi andato addosso per prenderla in automatico, praticamente. Vai qui! Grande Mario! Guscio di Koopa usato alla perfezione. Ed ecco che si è spostata sopra. Pensavo di dovergli cadere in testa. Lì ci sono due Kamek stavolta. Credo di dover salire su in tutti i modi. Ora, il problema grosso è che qui ci sono tre Kamek, chiamiamoli così. E tutti e tre sono arrabbiati come pochi. Quindi potrebbe essere, potrebbe diventare un problema. Ok, ah, mamma mia, ha rischiato tantissimo. Dammi un guscio. Credo sia lei, no, che dà il guscio. O lui, in questo caso. Saprei. Sì, eccolo lì il guscio, perfetto. Quindi ce lo prendiamo, forse. No, dove vai? Sa che lo dovevo fermare in qualche modo. Allora, attendiamo un attimo che ridia un guscio, forse. Cioè, è rosso stavolta? No? Era rosso perché erano palle di fuoco, Ale. Non un guscio. Ah, ha fatto rispuntare i due Kamek. Maledetto. Ma li ritolgono in... Ok, questi si tolgono in mezzo velocemente. Vediamo un po' di fermarlo, perfetto. Dai! Yes! Questo dovrebbe essere l'ultimo colpo, spero. Ma anche no. Dannazione, non finisce più questa boss fight. Ma che è? Bellissimo però, bellissimo. Bella concitata.
Lì sotto c'erano due Astro Sketchers, ho cercato di prenderle in tutte le maniere. Una l'ho presa, una mi sa di no. Guardate qui, al volo anche stavolta, al volo. Dove vai? No! Presa lo stesso, ho preso lo stesso. Hai il rossetto verde, non lo so, forse è una donna, non lo saprei in questo caso. Sono curiosissimo di leggere i vostri commenti per sapere il nome. Mi sa che, non so se me l'avevate già detto, forse l'avevano già trovato, ma non lo ricordo, francamente. Quindi voi scrivetemelo. Allora, superstella ottenuta, perciò presumo che se ne possa ottenere un'altra in altro modo, presumo, credo, andando dove eravamo prima. Ve lo ricordate, dove poi sono morto stupidamente, eccetera, perché c'era una superstella. Quindi ci rivediamo direttamente lì. Allora, la stella l'ho risbloccata, ragazzi. Ora, vediamo un attimo se riesco anche a tornare via di qui. Dice, per sbaglio, ma guardate voi, non ce la faccio mica neanche stavolta, sapete. Guarda, perché non mi prende quella... Cioè, c'ero stavolta, no? Cioè, mi sembrava di essere messo... Ok. Oh, mamma mia, quanto ci è mancato che non la prendessi neanche a sto giro. Perfetto, la freccia, ma è andata. Super stella presa. Ah, bello così, bello, bello questa finale. Un po' in crisi per via del fatto che io con le telecamere ci ho litigato da piccolo. Crash Bandicoot, quei livelli non ci arriveremo mai. Però qui ogni tanto, insomma, la telecamera va un po' per i fatti suoi. La stanza segreta di Bugassia, grotta sotterranea. Record di monete 5, ottenuta Astro Schegge. Bene, 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 ottimo. L'importante è aver fatto anche questa parte. Per questo episodio ci salutiamo qui. Io vi ricordo, se vi va, di condividere questi video sui vostri social, se vi va di lasciare un like al video, se il video vi è piaciuto. Tra l'altro, guardate un po', ci ha sbloccato, credo, altre due superstelle. In questo caso, scusate, andiamo a vedere un attimo insieme che magari c'è un qualcosina qui dentro. Uno spoiler per il prossimo episodio, dai, spoilerino per il prossimo episodio. No, me ne ha sbloccate una sola, anche se ce ne erano due. Passeggiata aerea con sparacqua. Tra l'altro, qui c'era anche la parte superiore dove non siamo andati. Non so se ci sarà da tornare anche lì per sbloccare un'altra superstella. Non saprei, è probabile comunque, calcolando che è immensa quella zona. Un saluto ancora da Axis00 e alla prossima. Ciao!